Nel 1958 mi licenziai da un'azienda artigiana molto qualificata, la migliore che era a Firenze, e iniziai un'attività in proprio. Iniziai con una piccola bottega in Firenze, poi Firenze non offriva la possibilità di assumere molti apprendisti, c'era una gran richiesta in tutti i settori dell'artigianato. Allora mi trasferì alla Romola, che è un paese qui vicino. Il comune fu molto bravo, mi diede a un costo veramente sostenibile un ambiente dove fece una scuola di intagliatori di legno. Ci sono delle foto. Di lì poi, piano piano, una volta istruito questi ragazzini, perché questo è un lavoro che richiede una manualità particolare, si apprende molto meglio da giovani, come tutte le attività che richiedono manualità, sia sportive sia artistiche. Anche la meccanica fece uno sviluppo per questo tipo di lavorazione. Allora, con le prime macchine, che attualmente sarebbero dei ruderi, si iniziò a fare una produzione non su larga scala, perché rimane pur sempre un prodotto altamente artigianale. Si riuscì a non fare tutto completamente a mano come sto facendo ora in questo caso. Ci sono due maniere alle quali mi sono sempre adeguato. Fare una replica di una sedia, di una specchiera, di un mobile francese o veneziano, quello che è, cercando di rispettare esattamente lo stile, oppure prendo spunto sempre da soggetti settecenteschi e adeguo a quelle che sono le esigenze attuali, sia come misure, sia come certe forme troppo esagerate non possano piacere. Cerco di trovare una via, quello non è un replica, molti oggetti sono delle repliche. C'è la fabbrica, mi prepara un blocco di legno, prima va disegnato naturalmente, come può vedere lì ci sono degli schizzi, e dopo il disegno va scolpito a mano, il primo va fatto a mano. Tutto quello che viene fatto lo facciamo internamente, la doratura la facciamo internamente solamente per certi tipi di finiture molto particolari. Abbiamo delle macchine robotizzate per certe operazioni, però rimane sempre il punto, la partenza è quella che determina il risultato finale. Si cerca di dare in ogni caso al prodotto il carattere dell'epoca. Posso fare una cosa proprio un po' sfacciata? Siamo i più bravi, lo prendo per battuta, però è una battuta abbastanza veritiera.